partiti in questo momento. Scandaloso arbitraggio da parte di D'Amato, deruppata la Lazio, calcio di punizione da parte di Luis Alberto. Cerchiamo di riaprire questa partita, ci bisogna provare a recuperarla nonostante la Lazio stia giocando contro la terna arbitrale oltre che con la Fiorentina. È proprio Luis Alberto, parte il tiro a giro, Alberto, e la lascia accorcia le distanze contro tutto, anche contro D'Amato. Riesce a riaprire la partita la Lazio con un colpo di Luis Alberto contro ogni decisione arbitrale avversa. Luis Alberto mette il pallone come un Picasso alle spalle di Dacroschi, che può soltanto guardare la traiettoria, che come un arcobaleno va alle sue spalle. La Lazio che riapre la partita. Intanto l'angolo, perché sta scadendo il 45esimo. Parte il cross in area. Gol! Trova il pareggio per la Lazio al 45esimo, strameritato pareggio della Lazio, strameritato pareggio della Lazio. È proprio il Gaucho a pareggiare questa partita, ritorna titolare dopo tantissimo tempo e sul calcio d'angolo smetta la sua chiave affluente, raccolta dal Codino, mette il pallone alle spalle di Dragoschi, che piega le mani del portiere della Fiorentina e ristabilisce l'equità in campo. La Lazio che pareggia in maniera meritata e si porta sul 2-2 nonostante quello che stia accadendo anche dal punto di vista arbitrale. Servito Lucato, che serve Luis Alberto, un po' di spazio, Luis Alberto serve ancora Immobile, sulla ribattuta Lucas Leiva per Milinkovic, ancora per Ciro Immobile, sono al limite dell'area, ancora Ciro, pallone per Lucas Leiva. Allarga il gioco di Marovic, 1 contro 1, libero per il Lazio, perde a destra, gol! Felipe Anderson, e pareggia ancora la Lazio e siamo 3-3 con Felipe Anderson al 24esimo, agguanta ancora il risultato la Lazio. La Lazio non molla mai, questa volta una magia di Felipetto che dal limite dell'area di rigore stoppa il pallone e lo mette alle spalle di Dragoschi alla sinistra, dove il portiere può soltanto guardare il pallone finire alle sue spalle e portare la Lazio sul 3-3. C'è ancora tempo per vedere delle belle in questa partita e noi ci speriamo. Intanto il Milinkovic a cambiare versante, preciso per Felipe, che mette il giù con un stop perfetto. Ancora Felipe, cerca l'imbucata per Lucas Leiva, purtroppo preso in controtempo, ma Milinkovic a rubare il pallone, attenzione, Luis Alberto, ancora per Marušić, che mette in mezzo! In vantaggio è il gol di Luis Alberto, che devia il cross di Marušić, e la Lazio al 28esimo passa in vantaggio. Luis Alberto, Franco, il giocatore che sta decidendo la partita con l'aria aperta e la sta chiudendo con questo gol, un inserimento alle spalle di tutti i difensori, una puntata alla palla che si adagia al lato del palo alla destra stavolta di Dragoschi, che non può nulla, e ancora questa chioma fluente bionda che ci dà una gioia infinita e sta decidendo una delle più incredibili partite di questa stagione. Ma c'è da dire una cosa, Franco, la Lazio non molla mai, questa è una Lazio che si sta facendo veramente innamorare. Questa partita veramente ha fatto il gesto dell'ombrello a tutta la classe arbitrale, il gesto dell'ombrello a tutta la classe arbitrale. Se la Lazio